Prima, stasera niente occhiali perché ho comprato quegli affari rotondi della luce e se mi metto gli occhiali sembro una formica malata di schizofrenia. Quindi niente occhiali. Ok, allora, prima di incominciare, tanti auguri a me, sono un figlio del re, le sue benedizioni siano sempre con me. Perché Mario, ma non sei, il tuo compleanno è il 26 marzo? Sì, quello di questo corpo è il 26 marzo, ma il mio spirito è nato di nuovo il 2 febbraio 1982, oggi faccio 42 anni di vita vera, gloria a Dio. E per chi di voi non ha mai sentito la mia testimonianza, velocemente, i mesi anche un paio d'anni antecedenti al 2 febbraio 1982, ero caduto in depressione totale, io dormivo con la 9 mm sotto il cuscino, mi ero impegolato con cose sbagliate, con dei piccoli capoccia della camorra qui in Sudafrica, e ero andato a finire nelle grinfie della depressione, dei demoni della depressione, del suicidio. Avevo deciso di farla finita ora non mi ricordo bene, mi sembra il martedì, non mi ricordo, non importa, comunque quel giorno invece Dio organizzò un mio amico, collaboratore di affari, col quale facevamo affari in Zaire, a quei tempi Zaire, oggi la Democratica Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, e, che mi incontra per strada in città. Lui abitava in Zaire, figuratevi, un portoghese. Anzi, era Sérgio de Almeida, un portoghese di origine portoghese, però era un belga che appunto abitava in quello che una volta era il Congo belga, Zaire. E mi trova per strada a Johannesburg e mi fa, diceva, Mario, mi sembri un fantasma. E dico, effettivamente mi sento anche come un fantasma. Se avete un momento di tempo andate sul mio sito, il suo villaggio.com, e andate a vedere un miracolo, e vedete la foto di Babbo Mario quando aveva 35 anni, che sembra che ne avessi 85, c'ho la morte in faccia, ero verde con le occhiaie, nelle grinfie di un demone che mi stava uccidendo, mi stava mangiando il cervello. E nella depressione più assoluta, più totale, nonostante non avessi mai smesso di amare né Celeste né i miei bambini, quando quel demone ti piglia la testa, ti toglie la volontà di vivere, ti toglie la volontà di reagire, ti toglie tutto, è come se e tutto quello che io volevo fare, volevo trovare l'interruttore dove poter spegnere questa cosa chiamata vita, e quindi avevo deciso di farla finita il giorno dopo. Quel giorno mi incontra questo ragazzo e mi fa, dice, tu devi venire con me in chiesa. Io gli faccio una figura, ma quale chiesa? Io sono cresciuto con i gesuiti, per me la chiesa era andare la mattina alle 8 a sentire la messa, e siccome non potevi mangiare niente perché dovevi fare la comunione, non puoi mischiare Gesù con i biscottini o con le uova fritte, e quindi non mangiavo niente, quindi arrivavo verso le 8:20, 8:25 e svenivo, putum, e mi ritrovavo regolarmente fuori dalla porta della chiesa, su una panca a recuperare, e quello per me era la chiesa, quindi non volevo niente a che fare. Ma questo ragazzo mi fa, dice, se vieni con me in chiesa non mi devi più pagare quel debito che mi devi. Quando tu hai deciso di commettere suicidio, debiti o non debiti, non ce n'è niente. Ma quando sei in depressione, purtroppo, non hai voglia di discutere, non hai voglia di dire niente, vuoi soltanto abbassare il capo e prendere le mazzate della vita. E quindi gli ho detto, sì, va bene, vengo. E mi sono trovato per la prima volta in questa chiesa strana, in questa chiesa diversa,
da dir diverse è poco, perché io ero abituato a... E mi trovo in questa sala dove c'erano due ragazzine che suonavano la chitarra con un bel sorriso, cantavano, tutti erano felici, tutti contenti, saltavano. Io entro dentro, dico, io sto qui, sto morendo, e voi sorridete, mi do uno schiaffo, e mi sono andato a sedere in fondo, come un bulldog, di così. E però ho sentito il messaggio, per la prima volta ho sentito il messaggio del vero Vangelo. Pensate che il predicatore, quella era una sera che doveva essere una sera di preghiera, e invece dice, sento che il Signore mi ha detto che devo invece predicare il Vangelo, e pur non sapendolo mi presentò l'acqua di vita, che io non bevvi lì direttamente, lunga storia. Io conoscevo il predicatore come un liberatore clandestino 6 mesi prima, per cui vi immaginate subito immediatamente cosa non gliene ho dette. Ma comunque il messaggio del Vangelo, il seme entra, il seme non ha nessun interesse a quello che tu pensi, a quello che tu credi, a chi sei, chi non sei, no, il seme entra e comincia a crescere. Che ti piaccia o no, che tu ci creda o no, tu prova a seminare un seme, un fagiolo in un vasetto di terra, vedrai se tu dici no, non ci credo che cresca, vedrai se il seme non cresce, perché non interessa niente quello che credi o non credi, lui cresce. Poi, come dice Marco, poi ci sono le circostanze, c'è il sole che lo brucia, ci sono i dubbi, le cose, eccetera, eccetera, allora lo puoi strappare, ma il seme entra e cresce. E io quella sera tornai a casa, e alle 11:30 di sera nel mio bagno, in casa mia, mentre mia moglie stava dormendo in camera da letto, io ero nel mio bagno, ho guardato mi sono visto allo specchio, ho visto la morte in faccia, e con le lacrime agli occhi ho detto, Dio, non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami, e farò qualsiasi cosa mi chiedi, perché chiaramente con il mio strascico gesuita non potevo dire a Dio di aiutarmi senza offrirgli qualcosa in cambio, giusto? Ma Dio che buono, misericordioso, meraviglioso, favoloso, incredibile, meraviglioso, ha sentito il mio grido, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, e mi ha salvato. Così. Per sempre, per tutta l'eternità. Non ho chiesto perdono, non ho confessato i miei peccati, non ho promesso di non farlo più, non ho fatto niente, ho soltanto detto, se puoi, aiutami. Se esisti, aiutami. Sono passati 42 anni oggi, penso che abbia funzionato. Marchio, ma non hai chiesto perdono? No. Ma non hai elencato i tuoi peccati? No. Ma non hai promesso di cambiare? No. Eppure eccomi qua. Perché la grazia di Dio, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Ok, quindi alleluia, gloria a Dio, tanti auguri a Babbo Mario, 42 anni di vita meravigliosa e altri a venire finché il papà non decide che è ora di andare a casa, e alleluia, si va a casa, alleluia. Ok, va bene, continuiamo. Viva Chica, stasera. Chica è un acronimo per chiesa in casa, ed è ciò che io credo sia la risposta neotestamentale, ovvero del Nuovo Testamento, alla chiesa locale. Ok? Questo lo credo io. Prima di tutto lasciatemi dire che, contrariamente a tanti predicatori che dicono il Signore mi ha detto di fare questo, io invece voglio dire che io credo, penso, reputo e spero che il Signore mi abbia guidato in quanto sto per annunciarvi. Altrimenti scusatemi, ma non voglio imporre nulla, confrontare nulla, criticare nulla, giudicare nulla dell'opera della Chiesa. Sono più di 2000 anni che Gesù sta edificando la sua Chiesa, e non sarò senz'altro io a dire qualcosa di negativo su di lei. Quando parlo di religionismo, di ciarlatani, di buffoni, di falsi profeti, di falsi apostoli, parlo dell'ispezione dei frutti di queste persone che li identificano. Persone che hanno deciso consapevolmente o inconsapevolmente di prendersi gioco e di sfruttare questa meravigliosa istituzione che è la sposa di Cristo. E quelli non li posso sopportare, perché io amo Gesù Cristo e amo la sua sposa.
E non ditemi, non giudicate affinché non siate giudicati, perché Gesù stesso ci incoraggia a valutare i frutti delle persone per poter distinguere appunto i falsi profeti, in Matteo 7, Matteo 24, in Luca 6. Non puoi giudicare la persona, perché la persona appartiene a Dio. Non puoi giudicare ciò che appartiene a Dio, ma puoi giudicare i frutti della persona, che quella persona produce, in quanto quelli, quei frutti, appartengono a lei. E i frutti li puoi giudicare. Efesini 5,11 dice: non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele. Ok. Soprattutto nella Chiesa, che è santa, perfetta e benedetta da Dio in tutte le sue manifestazioni, ogni tanto ci vuole qualcuno che non ha paura di essere messo al bando, ma che proprio per l'amore della Chiesa dice le cose come stanno. E siccome io di paura non ho nessuna reputazione da difendere, non ho nessun nome da proteggere, nessuna eccetera, quindi io dico quello che penso. Se poi siete d'accordo, bene, se non siete d'accordo, vogliamoci tanto bene lo stesso. Ok. Sì, io credo fermamente che la Chiesa in generale abbia molteplici e svariati modi di manifestarsi nel mondo, che vanno dalla mezza dozzina di persone sotto un albero nella savana africana, alle migliaia e migliaia e migliaia di persone in un edificio mastodontico in America, alle 30 persone in uno scantinato in periferia di Napoli, alle riunioni segrete di un paio di membri in Cina, alle multicellule nei grattacieli di Singapore, alle conferenze Zoom durante la pandemia. Basta che il centro di tutto sia Gesù, solo Gesù, 100% Gesù, senza additivi, coloranti o diluenti aggiunto. Tutto è valido, tutto è encomiabile e tutto è validato da Dio. Questo non è altro che un mio suggerimento a come la Chiesa di oggi potrebbe esistere e prosperare in una società, soprattutto quella italiana, dove per ora almeno sembra aver fallito miseramente. Guardate l'affluenza, la rilevanza e la prominenza della Chiesa di oggi, e vedrete che la sua, inclusa quella cattolica, e vedrete che la sua influenza, a parte il padrino col cappello bianco, che lui, quando esce fuori lui, arrivano da tutte le parti, ma l'influenza della Chiesa sugli eventi regionali, nazionali o mondiali è a dir poco minima. Statemi a sentire, nonostante gli pseudo apostoli e profeti parlino di un risveglio mondiale, che lo fanno da decenni, nella mente del cittadino mondiale la Chiesa ha la stessa importanza di un annuncio pubblicitario. Come senti che arriva l'annuncio pubblicitario, ti alzi e vai a farti una tazza di caffè. Pensateci bene. Questo è Babbo Mario che vi parla dal cuore. Pensateci bene, perché posso farvi nomi da destra a sinistra, da su in giù, in Italia, al mondo, in America, da tutte le parti. Pensateci bene. Se fosse vero che l'evangelista impone le mani e le malattie spariscono, se fosse vero, la gente farebbe le fila per entrare in chiesa. Se fosse vero che il profeta ti guarda e predice il tuo futuro senza mai sbagliare, non ci sarebbe una sedia vuota nelle chiese. Se fosse vero che l'apostolo, con il dono di fare segni e prodigi, li facesse veramente, le telecamere di ogni stazione televisiva sarebbero perennemente piazzate davanti all'altare in attesa del miracolo. Se fosse vero che pagando la decima alla Chiesa Dio ti fa prosperare 100 volte tanto, uomini d'affari dei 5 continenti farebbero la coda davanti al cestino delle offerte. Forza, è vero o no? È vero o no? È vero, sì. Eh sì. Se effettivamente le cose che vengono dette fossero vere, ragazzi, la coda sarebbe per chilometri per poter entrare in chiesa, e invece non c'è nessuno. Perché? Lascia a voi la risposta. Chissà che magari tutte quelle bagianate che dicono non siano appunto bagianate, e quindi la gente
l'influenza della Chiesa è minima. Questo è il mio modesto parere. Ok? Il mio modesto parere. E questo è un'idea per come la Chiesa potrebbe diventare effettiva. Ok? Un paio di cose. Prima di tutto, la Chiesa deve essere una famiglia. Deve essere una famiglia. Con dei padri con i quali poter confidare, delle mamme sulla cui spalla poter versare delle lacrime, dei fratelli che ti aiutano a comportarti bene, e un gruppo di cari che si chiude intorno a te per proteggerti, incoraggiarti, consigliarti, aiutarti, anche finanziariamente, quando tu ne avessi bisogno. Questo dovrebbe essere, per me, la prima qualità della Chiesa, è che deve essere una famiglia. Dopodiché, quando ci si incontra in famiglia, per me ci dovrebbe essere sempre cibo sulla tavola. In quanto la famosa cena del Signore, che dovrebbe essere celebrata ogni volta che si è insieme, è proprio una rullo i tamburi, pacham, cena. Non è un rito, è una cena. Non è una tradizione, è una cena. Non sto parlando di spaghetti alla matriciana del proceddu sfornato di patate, frutta e tiramisù. Anche se in alcune chica, che tra l'altro mi stanno ascoltando adesso, alcune chica che conosco fanno proprio così, ragazzi, ti portano dei quintali di roba da mangiare, alleluia. Ogni volta che vado a trovarli esco... che sono diventato un predicatore del pieno evangelo. Ma le sorelle potrebbero cucinare qualcosa e contribuire in qualche modo. Controllate le scritture e vedrete che Gesù era un appassionato del mangiare. Poi si potrebbe cantare, ok? Ma non è obbligatorio. Fatemi vedere nella Bibbia dove dice che dobbiamo fare un'ora di lode, adorazione, tre canzoni svelte, tre canzoni lente, una così così, e poi mezz'ora per l'offerta. Ma dove è scritto? Ma chi l'ha detto? Sono tradizioni che sono nate col tempo e si incominciava con l'organo, poi dall'organo si è passato magari al piano, poi si è passata alla chitarra, poi dalla chitarra e la batteria, eccetera, eccetera, e adesso c'è chi più ne ha più ne metta. C'è il fumo, le macchine del fumo, le luci rosse, sembra di essere in discoteca, ma comunque si potrebbe anche cantare, ma non è obbligatorio. Certe volte, invece di incoraggiare lo spirito, certi musicisti, per modo di dire, stimolano la carne. Perché, ragazzi, se, amore mio, se no il Signore mi ha chiamato, ma se ti ha chiamato allora dovresti farlo bene, dovresti cantare, dovresti essere intonato più o meno, insomma, non è che... E quella, nuovamente, questo non vuol dire che bisogna fare tutto perfettamente, non sto dicendo questo. Sto dicendo che se non c'è nessuno che lo sa fare, ma non lo fate, non c'è bisogno di farlo. Non c'è bisogno di chiedere alla sorella Tina, che magari è stonata come una campana, di cantare, che così tutti gli altri sono lì con le orecchie che gli fanno male, perché sorella Tina deve cantare. Non deve niente, non dovete fare niente. Se non c'è nessuno che vuol cantare, non cantate. Perché non è la cosa della perfezione, è un'altra maniera della Chiesa moderna, la perfezione, dobbiamo fare le cose... No, fai del tuo meglio, questo basta. Non credo che Paolo e Sila facessero Bocelli e Pavarotti di cognome quando hanno cantato nella prigione e sono cascate le catene. Anzi, se proprio non c'è nessuno che può guidare con un paio di canti, e fra l'altro, fra parentesi, controllate le parole prima di cantarli. Perché io sento quante volte, scendi Spirito Santo, ma amore mio, lo Spirito Santo è dentro di te, scendi da dove? Scendi dalle stelle, ma da dove? Ma controlla quello che canti, controlla quello che dici, perché deve essere d'accordo, deve essere sposato con quello che credi, se no stai facendo. Voglio più di te, dammi più di te, ma che quale è un più di te?
te che c'ha la pienezza dello spirito, ma capito? Ok. E fra l'altro, mi raccomando, non cantate a Satana. Satana, il sangue di Cristo ti è contro. Satana, no, facciamo un piacere. No, proprio lasciatelo stare, Satana. La lode e adorazione è diretta a Dio. Sei tu che chiudi gli occhi e fai e canti, chiedi, rilasci ciò che è dentro il tuo cuore nell'atmosfera che possa arrivare alle orecchie di Dio, che poi le orecchie di Dio sono qui dentro, per potergli far sentire come lo ami. Non è questione di fare un Sanremo, non è questione di... No. Se non c'è nessuno che può cantare o suonare ragionevolmente bene, ma usate della musica preregistrata. Ci sono tantissimi artisti, soprattutto in Italia, che hanno prodotto bellissima, bellissima musica. E basta che anche in questo il fulcro sia Cristo e solo Cristo. Quindi ci siamo riuniti come una famiglia, c'è stato da mangiare, abbiamo mangiato, abbiamo goduto insieme, abbiamo riso, eccetera, eccetera, abbiamo cantato, e qui, ragazzi, sembra che stia descrivendo quello che succede in questa particola chicca che mi è molto vicina al cuore, perché è proprio quello che fanno. Senza che io glielo abbia detto, è uscito spontaneamente questo modo di comportarsi, che è ritrovarsi in famiglia, mangiare qualcosa, cantare due canzoni tutti insieme, spesso e volentieri non ci sono strumenti, sono solo voci, e altrimenti usare della musica preregistrata. Quindi siamo arrivati alla musica, dopodiché indubbiamente c'è un insegnamento. Qui potete fare da soli, sempre che ci sia qualcuno, nuovamente, che sappia predicare, non fate parlare una persona che non ha la minima idea di cos'è la grazia o l'amore di Dio, o, con tutto il dovuto rispetto, vogliamoci tanto bene, non è che tutti devono essere predicatori, la Bibbia dice chiaramente che alcuni sono, non tutti. Quindi non è che, allora, siccome dobbiamo fare la chicca in casa, qualcuno deve predicare. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Potete usare dei video, i miei o quelli di altri predicatori della grazia, io ne ho più di 2000 su YouTube, li caricate, li proiettate, ho diverse centinaia di messaggi in formato podcast, solo con l'audio. Quindi potete fare parlare Babbo Mario e o chiunque, Walter o Luca o Cristina o quello che sia, qualcuno che non dica scemate, fate lasciare che insegni. In ogni caso, non andate avanti per ore. Non fate vedere tutto il video, che poi Walter, ragazzi, dà di quelle ammazzate, un'ora e mezza, non andate avanti per ore, 15-20 minuti è più che sufficiente, un pezzetto, un tratto, poi magari lo riprendete la volta prossima. Come vedete, stasera siamo molto pratici, siamo molto sul livello pratico, vi sto parlando da Babbo Mario, vi sto dicendo le cose pratiche di come poter fare questa cosa che si chiama chicca, la risposta del Nuovo Testamento alla comunità. In seguito all'insegnamento, quando è finito l'insegnamento, parlate fra di voi di ciò che avete ascoltato e ricevuto. Allora, cosa dici? No, ma io penso che... ricordatevi che ognuno è liberissimo di avere la sua opinione. La famiglia accetta, non punta il dito. Puoi discutere, poi, ma sempre nell'ambito dell'amore, nel battesimo della grazia, dell'accettazione l'uno dell'altro. Questo non è il momento per creare polemiche, battibecchi o lunghi studi teologici. Ricordatevi sempre chi deve essere al centro di tutto e comportatevi come se effettivamente fosse vero. Per finire. Quindi ci siamo incontrati in modo familiare, abbiamo mangiato qualcosa, abbiamo cantato, abbiamo ascoltato
una predicazione, un insegnamento, abbiamo discusso su cosa ne dici, cosa ha detto, beh, può darsi, mi sembra che è vero, però sai, Babbo Mario questo, o Walter quello, o magari questo, non ho capito bene, me lo sai spiegare, e quindi così. Per finire, chiedete se qualcuno ha bisogno di preghiera. E pregate sempre in sottomissione alla volontà di Dio, che è quella di salvare, benedire, incoraggiare, edificare e confortare le persone. Se c'è da imporre le mani, imponete le mani in un segno di partecipazione e appoggio, non trasmissione dell'unzione, azioni profetiche o strane cose del genere. E ricordatevi che un bel abbraccio è sempre stato un gran toccasana. Ok, ma Marchio, l'offerta? Ah, mi sono dimenticato, ragazzi, l'offerta è importante. Mettete una cassettina da qualche parte dove la gente sa di poter dare per i bisogni dei fratelli della comunità. Non per pagare l'affitto, il mixer, la cassa acustica o lo stipendio del pastore. E incoraggiate a dare, non ogni volta. Magari dite, ragazzi, guardate che la cassetta, se volete lasciare qualcosa, è là. Ma incoraggiate a dare solo se c'è un bisogno immediato di una famiglia o di un membro del gruppo. Altrimenti lasciate che sia lo Spirito Santo, in conformità con 2 Corinzi 9,7, dove dice che date spontaneamente dal cuore, senza essere forzati e senza essere di malavoglia, perché Dio ama un donatore allegro. Quindi lasciate che sia lo Spirito Santo a motivare le persone dal cuore. E ricordatevi che non c'è neanche grande bisogno di un tesoriere, in quanto i soldi dovrebbero entrare e uscire subito. Ma anche qui ricordatevi che in tutto e per tutto e su tutto la cosa importante è la libertà. Questo è quello che io vi suggerisco, ma è un grosso piano sul quale potete muovere le pedine come volete, perché non è detto che dobbiate avere un insegnamento per 15 minuti e cantare per 5 minuti o mangiare il porceddu con le cozze fresche tirate fuori dal mare. No, potete fare quello che volete, perché la chiave è la libertà. Conoscerete la libertà vi renderà liberi. Tutto ciò che è imposto puzza, non va bene. Non c'è nulla che dovete fare, siete liberi. Non c'è nulla che è inviolabile, sacro, obbligatorio, siete liberi. Sarebbe chiaramente meglio se ci fosse una persona che guida la riunione, ma anche qui si può alternare la guida o magari partecipare tutti nella guida, siete liberi. Potreste ritrovarvi in una casa, un ufficio, una sala all'aperto o al ristorante. Siete liberi. Potete fare la cena del Signore con arrosto di vitello e vino della casa, e pane chiaramente, o con pane e succo d'uva. Siete liberi. Potete essere tu e la tua famiglia, o potete essere una ventina tra amici e parenti. Siete liberi. La chiave di tutto è che Gesù deve sempre essere al centro, al posto d'onore, a capotavola, sempre. Il resto seguirà automaticamente, fidati. Se tu concentri tutto su di Lui, non sull'offerta, non sulla musica, non su di Lui, sul fatto che Lui è lì in mezzo a voi, nel cuore di ognuno di voi, ed è in mezzo a voi, vedrete che tutto un tratto l'atmosfera cambia e si incomincia a comportare come se effettivamente credessimo a quello che diciamo. Ho un ultimo consiglio. Ricordati sempre che la gente va dove sta bene, dove riceve, dove si sente aiutata, dove c'è allegria, dove ci si sente liberi di non essere perfetti, dove non c'è plastica, ma tutti sono aperti e genuini anche nelle loro mancanze.
Non, come stai? Alleluia, gloria a Dio, sto bene. Nel frattempo tutti sanno che la moglie ti ha lasciato, hai perso il lavoro, la macchina si è rotta, il frigorifero non frigorifera, il cane è scappato, il gatto si è mangiato il pesciolino rosso e la televisione non televisiona. Però noi dobbiamo dire, no, alleluia, alleluia, Signore è buono, ma sì reale, sì, scendi dalle stelle, sì reale, con le tue mancanze, soprattutto ricordati che non hai bisogno di essere perfetto, lo sei nello spirito, ma il nostro comportamento, il nostro modo di fare, la nostra condotta giornaliera, a voglia se ha bisogno d'aiuto. A partire da me. Quindi non cercare di mettere la maschera del cristiano perfetto, perché non ti sta bene, e anche perché la gente, se ti metti la maschera, non vede più te, vede la maschera, e quindi non si relaziona più con te, ma si relaziona con la maschera. Ma cosa ti serve? Ma cosa cavolo ti serve? Ok, quindi sii onesto, sii aperto, create un posto dove una persona può entrare con un fardello enorme e dire: ragazzi, stavolta l'ho fatta grossa, mi sono ubriacato, sono andato a vedere un sito pornografico, ho fumato una canna, ho tradito mia moglie, cosa ne so, voi queste cose chiaramente non le fate mai, magari ho detto una bugia. Ma qualsiasi sia il peccato, ricordati che se tu lo nascondi, se tu lo tieni sotto, se tu lo copri, è proprio lì dove incomincia a marcire, dove incomincia a puzzare, dove incomincia a crescere, a diventare forte. Sai come fai a distruggere il peccato? Lo prendi e lo metti alla luce. Lo mette alla luce, ecco perché la Bibbia dice: confessate le vostre mancanze gli uni agli altri. Questo non vuol dire che le confessate per poter essere la scemata dei cattolici, non per poter essere perdonati, ma perché confessandole io ti posso dire: aiutami, dammi una mano, preghiamo insieme, seguimi, ti chiedo di aiutarmi, ho bisogno di preghiera, ho bisogno di... Vieni a parlare con me, mia moglie, non lo so, vieni a parlare con me, i miei figli, non lo so, ma ognuno di noi ha un problema che nasconde dietro una maschera di cristianese. E il cristianese non funziona, non è mai funzionato, non funzionerà mai. È l'onestà, è la luce che porta all'aperto tutte le mie mancanze, che sono tante, ma che, gloria a Dio, in Cristo Gesù sono perfetto. Ma in questo corpo temporaneo ha voglia di mancanze. Ed ecco dove la verità, la realtà, l'onestà, la bellezza della grazia interviene, dice: sì, il mio spirito è perfetto, ma ragazzo mio, amore mio, c'ho un sacco di roba da crescere e da maturare, da migliorare, perché ancora mi arrabbio, ancora non so perdonare, ancora non faccio questo, ancora non faccio quello, ancora bevo troppo, ancora fumo, ancora guardo le ragazze che non dovrei guardare. Non importa cosa, ma bisogna potersi sentire liberi di parlare, bisogna sentirsi liberi di poter esternare un qualcosa che non va immediatamente come i fuochi d'artificio partano e in due giorni tutto il paese sa cosa hai fatto. E quella, ragazzi miei, è solo una famiglia che ama che lo può fare. E sbagli una volta e nessuno si fida più di te. Ma chiaramente ci vuole tempo, non è che queste cose, la relazione, la comunione, la fiducia viene conquistata, viene acquistata, non è dovuta, l'amore è dovuto, ma la fiducia deve essere conquistata, ricordatelo sempre. Tu puoi continuare ad amare tuo marito che ti ha tradito, ma questo non vuol dire che ti fidi di lui. Ok, Marchiola, cosa mi interessa? Come faccio a partire? L'importante è il tuo desiderio di mettere in atto qualcosa che ti costerà tempo, impegno e forse anche qualche lacrima, ma che potrebbe essere uno strumento nelle mani di Dio per benedire un gran numero di persone, incluso te stesso o te stessa.
se te la senti e non hai paura di aspettare e magari anche di fallire, perché chiaramente queste cose non succedono nel giro di una settimana. Io mi ricorderò sempre che la prima chiesa, gruppo in casa che ho fatto nel 1982, in una chiesa di 1300 persone non è venuto nessuno. E io e Celeste, che non avevamo una lira, siamo riusciti a mettere insieme qualcosa come 3-4 euro e a comprare i biscottini, il caffè, tutto quanto, eravamo tutti pronti, tutto, io avevo studiato, avevo preparato, eccetera, eccetera, non è venuto nessuno. Ma dopo neanche 2 mesi, la mia casa era troppo piccola per la gente che veniva. E quindi se non hai paura di aspettare, se te la senti di aspettare i risultati e magari anche di fallire, perché può anche darsi che fallisci, può anche darsi che non funziona, ma almeno dai a Dio la possibilità di fare. Il resto è relativamente facile, perché quando si immette Lui tutto diventa molto semplice, ma molto semplice. È solo l'uomo che può creare delle difficoltà, ma finché Dio guida, le cose sono molto semplici e funzionano bene. Come puoi cominciare? Ma non lo so, puoi cominciare con un paio di membri della tua famiglia, qualche amico, non è che devi incominciare con 20 persone, puoi cominciare con 3, 4, 2, e incominciate, fate quello che ho detto, magari invece di una cena fate un caffè con i pasticcini, e la comunione la fate con i cracker e un bicchierino di vino. Non è niente di stabilito, niente di obbligatorio, siete liberi. La libertà, Gesù naviga nella libertà, Gesù ti battezza nella libertà, Gesù ti incontra nella libertà. Dove c'è la legge, Gesù non c'è. Perché? Perché Gesù è la morte, la fine della legge per chiunque crede. E noi cristiani, gentili, siamo morti alla legge. Quindi da qualsiasi parte c'è un qualcosa che ti dice che devi fare qualcosa, Gesù non c'è. O ci sarà l'apostolo Pier Pallino o il profeta, chi lo sa come si chiama, o ci saranno i reverendi e i super unti, ma Gesù non c'è. Ok, quindi questi sono tutti consigli. Magari se sono andato un po' in fretta, risentitevi il video. Io sono a tua disposizione per qualsiasi consiglio. Ok, scrivimi se volete, scrivetemi mario@suvillaggio.com e io, per quanto posso, perché chiaramente sono da solo e c'ho un sacco di roba da fare, la scuola, il ministero, la missione, i viaggi, la famiglia, eccetera, eccetera, ma comunque con tutta la mia gioia, voi sapete che io cerco sempre di rispondere a tutti, l'ho conosciuto per Pallino, lo sapete che io cerco sempre di rispondere a tutti, quindi con tutta la mia gioia cercherò di rispondervi, magari se non ti rispondo subito dammi un attimo di tempo, ma sono a tua disposizione per qualsiasi consiglio per incominciare queste chicca più possibile. Perché io, ragazzi, quanta gente che mi chiede: Mario, conosci qualcuno a Verona, conosci qualcuno a Belluno, conosci qualcuno a Trapani, conosci qualcuno dove posso mandare una persona che ha appena dato il suo cuore a Dio? E io tristemente devo dire no, perché, ragazzi, con le lacrime agli occhi, ma io in Italia la gente la manderei a dir tanto a una mezza dozzina di posti, a una mezza dozzina di posti. Questo è per dire 1, 2, 3, 4, 5, ma magari anche una dozzina, ma non di più. Non di più, con tutte le centinaia e centinaia di chiese dove sono andato, dove ho predicato, forse migliaia di chiese dove sono andato e ho predicato, manderei, guarda, massimo 20, massimo 20. E io invece vorrei
Antonella, sì, a quarto li mando. A quarto li mando volentieri. A quarto li mando volentieri. Perché per me quarto è una chicca che ha funzionato, è una chicca di successo. Non voglio fare le sviolinate, ma è una famiglia che vuol bene ai suoi membri, che ha delle difficoltà, eccetera, eccetera, che è quello che sia, mangiano, cantano, suonano. Quando sono andato lì io abbiamo cantato New York, New York, il karaoke con Frank Sinatra, io Santino, io il pastore. E dice, Marchio, ma quella è una canzone, ma rilassatevi che Dio non importa se canti Frank Sinatra, anzi magari si mette a cantarla anche lui, perché Frank Sinatra l'ha creato lui. Scherzo. Ok, quindi vi ho detto, il mio desiderio sarebbe quello appunto di riuscire in qualche modo a creare, non dico una catena, ma creare un certo numero di queste chicche in giro per l'Italia, dove poter piazzare le persone che mi chiedono: conosci nessuno che ne so, a Forlì? E vorrei poter aprire un libro e vedere sull'iPad e vedere su Forlì. Ah sì, a Forlì c'è Tino, c'è Pasquale, c'è Giuseppina, c'è questa chicca, e potervi indirizzare. Oh, e fra l'altro, se qualcuno di voi volesse avermi ospite quando sarò in Italia a settembre, fatemelo sapere subito, più presto possibile, che faccio il possibile per organizzare. Ok? Oh, per chiudere, tra l'altro, siccome io sono una persona a cui piace mettere in pratica ciò che insegna, dalla settimana prossima, purtroppo, la diretta in italiano sarà cancellata il mercoledì, perché verrà sostituita con una diretta da Bosco della chicca Liberation of Grace in inglese, per tutti gli amici di lingua inglese che mi hanno chiesto di farla. Se capite l'inglese siete benvenuti, perché io farò lo streaming sulla mia pagina in inglese. Altrimenti le dirette in italiano saranno solo il lunedì e il venerdì. Spero che non vi dispiaccia, ma mi hanno chiesto ripetutamente, tanti mi hanno chiesto, inclusa anche Celeste, la quale giustamente dice: Babbo, hai tante persone che ti conoscono nel mondo e hanno bisogno del messaggio della grazia, hanno bisogno del tuo messaggio, e devi predicare in inglese e in tedesco. Amore mio, in tedesco, io lo conosco il tedesco. Ich bin Mario und ich lieben Kartoffeln und Jesus Christus. Ok. No, potrei sputare un paio di parole in francese, ma non in spagnolo, ma il tedesco purtroppo, ragazzi, no, niente. Ma comunque anche lì, ragazzi, cosa ci vuole? Ma se avete una chicca in tedesco, ma fatela in tedesco, pigliate il mio messaggio, lo traducete e lo portate in tedesco, portate voi. Non c'è bisogno di Babbo Mario. Dai, l'ho appena finito di dire. Non c'è bisogno di Babbo Mario. Io lo faccio in inglese perché c'ho un sacco di amici in inglese che me l'hanno chiesto. Ma i tedeschi, i francesi, ci sono persone che mi seguono dalla Francia, ci sono persone che mi seguono dal Belgio, ci sono persone che mi seguono dal Venezuela, dal Cile, dal Nicaragua, da Santo Domingo, dall'Australia. Non è che io devo parlare tutte le lingue diverse, no, non ho il dono delle lingue. No, non è, fatelo voi, fate quello che vi ho detto di fare e vedrete che funziona. Non c'è bisogno di predicare un'ora come predica Babbo Mario. Prendete un messaggio, pigliate 10 minuti, traducetelo in tedesco, in spagnolo, in francese, in portoghese, in senegalese, in arabo, in ebreo, in quello che sia, e fatelo voi, portatelo voi. Ok? Quindi, spero di avervi dato delle informazioni interessanti e utili. Vi voglio bene, un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo lunedì, non mercoledì prossimo, ma lunedì prossimo e venerdì prossimo. Un abbraccio, ciao a tutti.